Ciao a tutti, popolo del tubo, benvenuti in questo test mod, spero che vi sia utile, un test mod fighissimo, ragazzi, cerco di correre. Lo so che a volte a voi vi piacciono i test mod, quelli lunghi, quelli dettagliati, ma io ragazzi faccio 2 o 3 test mod al giorno, non posso fare video troppo lunghi, perché mi ci vuole troppo di editing, eccetera, eccetera. Quindi facendovi tanti test mod io cerco di andare veloce, magari a volte non dico qualcosa, però insomma le cose scopritevele pure voi, no? Quindi ragazzi, oggi vi porto questo pack, è solo per PC, è il pack di Welting Mod, lo stesso pack più o meno che avevo già presentato, ve lo lascio qua nel box informativo in alto sulla i, solo che stavolta è in versione americana, ragazzi, e devo dire che qua si sono superati ancora di più, ragazzi, ancora di più. Vi faccio vedere qualcosina del pack. Allora, il pack contiene nella categoria varie, abbiamo una torre per la ricarica dell'acqua ed una per la benzina, il gasolio, eccolo qua ragazzi. Quindi come vedete, texture con i material, tutto fatto bene. Poi abbiamo in silos, ragazzi, abbiamo un fienile, un silo da 300.000 con l'estensione da 100, uno da 800.000 e 2 o 3 trincee, piccola, media e grande, e un contenitore per il cibo dei maiali, dei suini e delle nostre, diciamo, del fieno, erba, insilato e paglia. Questo ragazzi è il fienile funziona un po' come quello europeo, del pack europeo, vedete, aprite e ricaricate e qua caricate il fieno. Una cosa che vi devo dire è di livellare il terreno, perché questo pack non ha l'autolivellamento esattamente come quello europeo. Questo però vi permette di metterne uno vicino all'altro, così non vi dà fastidio. Vedete come ho fatto io qua. Questo ragazzi è la vasca dell'insilato, guardate che bunker grossissimo. Questo ragazzi è il silo, quello grande, guardate che bestia, 800.000 litri. Questo starebbe bene nella Welker Farm, no? Sono quei stili, quei cosi così. Ma poi c'hanno le animazioni, cioè è fatto un pack stupendo, ragazzi. Ma la parte bella, ragazzi, sono le stalle per gli animali. Le stalle degli animali ne abbiamo 2 per le mucche, una da 50, una da 200, scusate, 3 per le mucche e un pascolo. Poi abbiamo 2 per i maiali, entrambi da 100, una però stile old, uno stile più moderno, una per le 80 pecorine, una per le 50 galline e una per 8 cavalli. Adesso vi porto a vedere un po' il grosso. Questa ragazzi qua è l'officina, scusate, intanto questa è l'officina, guardate anche l'officina ve la trovate su decorazione avete tanti posizionabilini piccolini, su capanne trovate l'officina, scusate, sui vari capanni, ecco qua, adesso ce l'ho sotto mano quindi ve la faccio vedere subito, guardate l'officina in pieno stile americano, che spettacolo, scusate però adesso per questa divergenza, andiamo sulle mucche, ragazzi, le stalle delle mucche, ok che dentro sono stupende, sono fatte benissimo, come potete vedere, guardate che roba, raga, guardate che roba qui, scaricate la roba, ma non è solo la bellezza dentro, cioè, a parte che le porte sono tutte apribili, ma ci sono tante piccole chicche, raga, tante piccole chicche qui, ricaricate l'acqua, eccetera eccetera, ma ci stanno, raga, tante piccole chicche, guardate qua dove andate a caricare gli animali, guardate, che spettacolo, esce fuori la rampa, ma questo non è niente, raga, guardate qua, questa è la stalla quella grande, aprite le finestre, quindi i vostri animali la notte potete chiuderli e il giorno potete far fare circolo d'aria e di luce, qui ragazzi caricate il latte, guardate che spettacolo, esce il cosino per il latte, qui ragazzi... ci buttate, vedete, ci buttate la paglia, non c'ho parole, è uno spettacolo. Questo ragazzi, guardate che spettacolo. Cioè io non voglio di nient'altro, guardate che spettacolo raga. Cioè è una roba pazzesca. Qui ragazzi spawna il letame, però guardate, c'è la rampa per il letame, guardate che roba. Qui ragazzi è il pozzetto del liquid manure e guardate, cioè potete, è uno spettacolo, potete aprire e chiudere il bocchettino. Questa ragazzi è quella per le mucche, quella più piccolina, ma è uno spettacolo pure questa. Guardate che beddu ragazzi, è tutto molto bello, tutto molto bello. Anche qui c'è il cosino per il latte che esce fuori, anche qui mamma mia che spettacolo, è un po' meno automatizzata rispetto all'altra. Però raga, senza dubbio è uno spettacolo. Adesso io ho posizionato anche le varie stalle. Quella laggiù piccolina è quella per i polletti.
questa ragazzi è quella per i polletti, quella per i polletti vabbè abbastanza semplice, abbastanza caruccia, vedete qui andate a mettere il vostro granetto, qua le uova e qua comprate i polletti, poi no granetto, lì mi sa che ce va lì, sì, un grano mi sa, sì, il grano. Questa ragazzi è la stalla per i cavalli, anche qui ragazzi tutto stile molto American, guardate che spettacolo, stile American. Lì c'è il trigger per la paglia, qua c'è il trigger per comprarli, vedete è uno spettacolo ragazzi. Poi qua giù ci stanno mi sembra i maialetti, ho comprato la stalla dei maialetti, anche la stalla dei maialetti è uno spettacolo, vedete c'è per caricare i vostri porceddu e vedete vi esce fuori la rampa. Potete aprire e chiudere tutte le porte che volete, qua dentro è per nutrirli eccetera eccetera. Mamma mia ragazzi, hanno fatto un pack che dire straordinario è poco, liquame, ricarica di acqua, letame e qua giù ragazzi c'è quello per le pecorine, ecco qua vedete aprite dentro qui appunto scaricate tutto quello che dovete scaricare, qua vi si spawna la lana eccetera eccetera. Questi sono gli abbellimenti che vi ho fatto vedere prima, c'è l'insegna della farm, la bandiera americana, la pala che gira non vi dà soldi, non è che è una pala eolica insomma, è solo per bellezza. E poi ragazzi ci sono anche due case, ecco qua ragazzi ve la faccio vedere, vedete ci sono anche due case stile americano, manco costano tanto, vedete dove potete passare la vostra nottina. Io adesso non trovo l'entrata, eccola qua, eccola qui, se, eccolo qui, qui ragazzi non si entra però, c'è solo il trigger, sono due casette diverse. Raga, fatemi sapere nei commenti che ne pensate, io vi lascio il link originale di Welting Mod, è veramente uno spettacolo. Io ragazzi vi invito a lasciare un bel like per Robby Mello che va presentato sta mod, ma anche per il ragazzo che me l'ha segnalata su Facebook e adesso non mi ricordo il nome, però è giusto, quindi faccio un piccolo taglio, vado a cercare il nome, aspettate, Dennis, grazie Dennis che me l'ha segnalata. E raga, fatemi sapere che ne pensate, polliciotto in su, condividete in descrizione tutti i miei social, i link è utili, compreso quello per abbonarsi al canale con i relativi vantaggi. Noi ci vediamo al prossimo test mod, ciao.